Ogni volta che ho incontrato qualcuno che lavora in una grande azienda, mi sono successe in alternativa una di queste due cose. La prima, che mi venisse detto: dai, sei brava, magari riesco a inserirti, metto una buona parola, entri dentro, perché alla fine sarebbe bello per te lavorare in una grossa azienda. La seconda, che mi venisse detto: ecco, tu fai le cose così, però in realtà questa cosa si fa così, oppure in realtà questa cosa si chiama così. Come se la realtà, che è la parola chiave, fosse solo quella delle grosse aziende e quella delle piccole aziende non esistesse, non contasse davvero. Lasciate quindi che vi racconti com'è la realtà vista da una piccola azienda. Non abbiamo centinaia di migliaia di euro da spendere nel nostro marketing, ma questo vuol dire che dobbiamo fare tanto con poco, che non possiamo sprecare neanche un euro. Non essendo una grossa azienda, siamo costretti a metterci la faccia, a rispondere in prima persona di quello che succede, e questo molto spesso può essere un limite. Ma in realtà è anche una ricchezza, perché quando succede un problema non bisogna andare lontano per cercare il responsabile. Il responsabile molto probabilmente siamo noi stessi. E questo ci aiuta a focalizzarci sulla ricerca di soluzioni e non sui problemi. Anche noi facciamo le nostre ricerche, ma non abbiamo bisogno di grandi ricerche di mercato, perché noi non dobbiamo definire una user persona tratta un po' dal nulla. Noi la nostra user persona la conosciamo perché è una persona in carne e ossa, ha un nome e cognome e molto probabilmente è già nostra cliente. Tempo. Ce n'è poco perché si è in pochi e quindi la conseguenza è che si cercano di tagliare tutti i tempi morti. Quindi per prima cosa ci si mette al lavoro. Non si ha tempo di fare mille riunioni che precedono e seguono il lavoro. Lo spirito è sempre: fai il lavoro qualunque esso sia e poi mentre lo fai capirai come migliorarlo. Quindi, dato che fino a ieri ho fatto la consulente per piccole attività, che oggi continuo a occuparmene come formatrice e che io stessa ho una piccola attività, volevo rassicurarvi su un fatto. Avere una piccola attività non è la versione mal riuscita di una grossa attività. Noi non vogliamo avere una multinazionale, un'enorme azienda, perché avere una piccola attività ci piace, ci permette di stare con le mani in pasta dentro al lavoro, di non chiedere a qualcuno di farlo al posto nostro, di non ritrovarci infine a gestire delle cose. Noi le cose le vogliamo fare in prima persona, vogliamo risponderne in prima persona. Per noi avere una piccola attività non è un problema, è esattamente quello che vogliamo fare.